È una corsa che abbiamo iniziato 25 anni fa e i risultati stanno arrivando, perché 25 anni fa guarivano 20 bambini su 100, oggi siamo a 80 su 100, e questo grazie soprattutto e soltanto per la ricerca. La gente deve capire che investire in ricerca vuol dire investire sul proprio futuro. È stata una bellissima esperienza, c'è stata una grande coesione tra esercito e carabinieri, con tanto spirito di solidarietà. Abbiamo corso proprio per un fine importante per i bambini e le famiglie, per la Fondazione della Città della Speranza, ed è stata una bellissima esperienza. Ci siamo preparati un bel po', ma alla fine è stato per un buon motivo. Se potessimo dire qualcosa a Papa Francesco, diremmo che porti nel suo cuore, con le preghiere, questi bambini che hanno difficoltà rispetto agli altri, e quindi essere vicino alle famiglie e far sì che la ricerca, con i fondi raccolti, possa permettere di vivere in maniera grandiosa loro, che sono il nostro futuro.